Allora, buongiorno a tutte amiche mie. Oggi vi faccio vedere. Prima vi ho fatto la focaccia rustica con la cipollata. Oggi invece facciamo le patate con il ripieno della focaccia rustica. Quindi ho già bollito le patate, vedete? Questo è 1 chilo di patate. Ok? Le ho passate, le ho schiacciate, quindi adesso le andiamo a condire per fare la focaccia. Mettiamo il sale. Mettete il sale quanto basta, vi regolate, poi l'assaggiamo per vedere se è buona di sale. Voilà, mettiamo 2 uova. Questa noi la chiamiamo pitta di patate, non pizza, pitta di patate. Ok? Quindi facciamo il formaggio. Formaggio grattugiato. Deve essere bella saporita, un po' di pepe. Quindi adesso vado a impastare, ok? Le mani è belle pulite. Impastiamo. Quindi formaggio, uova e pepe e sale. Questa si impasta così, vedete? Il pasto deve uscire bello morbido così, eh? Vado assaggiare. Un altro po' di sale ci vuole. Vedi, perciò è meglio assaggiare. Fatto. Buono. Allora, mettiamo la pentola, vedete? Una teglia così, questa è sui 25 centimetri, pure 28. Quindi la lasciamo così. Ora prendiamo la teglia, mettiamo un po' d'olio, aggiungiamo, ci vado a mettere un po' di pane grattugiato sotto. Ok, adesso prendiamo metà del composto, vedete? Così. Mi bagno le mani. E la vado a stendere. Ecco qua. Solleviamo un po' con i bagni, eh? Così.
quindi vado a mettere il composto. Vedete? Un profumo che ve lo dico a fare. Io non so se voi l'avete fatta mai questa, eh? A Lecce questa qua si chiama pitta di patate. Ecco qua. Guarda, un altro poco, la mettiamo tutta, tanto un altro poco. Qua ho messo due cipolle, eh? Due cipolle non molto grandi. Due olive nere snocciolate, una scatoletta di tonno, un po' di peperoncino, eccola qua. Così. Adesso andiamo a coprire. Mi bagno sempre le mani. Allora, andiamo a coprire tutto il condimento. Mi bagno le mani così non mi si attacca. Ecco fatto. Abbiamo imparato ad usare guanti e mascherine per tutti. A posto. Quindi è necessario eliminare appena barattiamo la porta di casa. Mettiamo un po' d'olio. Pane grattugiato. Reigienizzante plus più oligienizzante spray più ogermani igienizzante. 5 prodotti ad un prezzo davvero speciale. E in più il lavaggio per volte straordinarie super spugne multiuso in silicone. In verde, antibatteriche e riutilizzabili. Rimuovono incrostazioni con ogni traccia di sporco. Non perdendo odori. Tutto questo con la forchetta facciamo questo lavoro qua. Schiacciamo. Ecco qua. Vedete? Quindi questa la vado a infornare a 140 gradi per una mezz'oretta. Poi vi faccio vedere come è uscita, eh? Ciao amiche mie. E allora amiche mie, sono passati 30 minuti, eccola qui la mia pitta di patate. Buonissima, eh? Mi raccomando, fatela perché è ottima. Non so voi come la chiamate, però noi qui a Lecce la chiamiamo pitta di patate. Va bene? Avete visto tutto il procedimento, quindi vi consiglio di farla.
ok? Grazie a tutti, se vi è piaciuto mi raccomando commentate e metteteci un bel like, eh? Ciao amiche mie, vi amo.